Buonasera a tutti voi che siete dall'altra parte a seguire le nostre trasmissioni ovunque voi siate, per ricordare un vecchio ma in salute, in vita, annunciatore, presentatore della RAI, Nunzio Filogamo. Vi ringrazio, iniziamo la puntata di questa sera con tanti argomenti sempre molto interessanti. Allora cominciamo subito a dire che il sottoscritto e il maestro si vestono da Nuovo Mondo presso il centro commerciale a Cappelle dei Marzi. Nuovo Mondo è il nuovo negozio d'abbigliamento a Cappelle dei Marzi. Ecco perché insisto con Nuovo Mondo. Qualcuno potrebbe dire la solita pubblicità, quindi c'è l'interesse. No, io sono più che convinto che se andate da Nuovo Mondo troverete il capo da boutique al prezzo della grande distribuzione, risparmiando. Quindi fate in fretta, recatevi da Nuovo Mondo, perché di negozi belli ce ne sono, ma da Nuovo Mondo trovate il capo bello elegante. E poi che dire del ristorante da Domenico? Vada maestro, che se noi andiamo lì, il maestro Eliseo Poglio, facciamo un applauso al maestro Eliseo Poglio, che sta suonando, che se noi andiamo lì è perché si mangia bene, da Domenico in piazza Orlandini ad Avezzano. E poi adesso voglio vedere, maestro, come mi sottolineerà questo saluto che voglio fare alla Metropol, la vigilanza Metropol del commendatore Occhiuzzi. E noi ringraziamo per la sicurezza e per la vigilanza la Metropol del commendatore Occhiuzzi. Detto questo, andiamo a presentare, maestro, se lei è d'accordo, i nostri ospiti, i protagonisti delle nostre performance. E cominciamo subito con il primo. Lui ama definirsi un vecchio psicologo, ma in sostanza non ha neppure 60 anni. Con lui parleremo delle motivazioni psicologiche che forse hanno spinto i killer del Cavalcavia ad uccidere la povera Maria Letizia Berdini, come se volessero dimostrare di esistere, come dire, uccido e quindi esisto. Un argomento che sta facendo molto molto discutere, ponendo molti interrogativi inquietanti ai quali urge dare, secondo me, una risposta decisa. Ne parleremo questa sera con lo psicologo che ci ha raggiunti dalla provincia di Viterbo, il dottor Maurizio Colombo. Buonasera, dottore. Buonasera. Buonasera. Andiamo avanti. La volta scorsa venne ad esternare il suo più vivo desiderio, cioè quello di realizzare un lavoro teatrale qui da noi, però finalizzandolo ad una vera e propria scuola di recitazione, un laboratorio. Lui è un grande attore e doppiatore, uno dei più grandi, ma è molto noto per aver fatto da testimone alla birra Moretti, invitando tutti all'amicizia e alla longevità. Marcello Tusco, buonasera, e di nuovo. Viva la sincerità. È bella sta cosa, per non dire dei cent'anni. E Marcello, alla longevità, ma tanto tutti l'avranno capito. Allora, altri ospiti, questa sera ospitiamo un personaggio a noi particolarmente simpatico, è un inventore con la grande passione del violino, lo ha talmente amato che se ne è costruito uno, poi ve lo faremo vedere, con le proprie mani. Ma questa sera ci presenterà in anteprima la sedia a tre zampe. Una vera novità, tutta intagliata a mano. Pensate un po', ci è voluto un mese di lavoro e ore e ore e ore per ultimarla. È il maestro Francesco Pascale. Buonasera. Un mese di lavoro, vero maestro? Sì. E tutti i giorni con costanza. Beh, se capisci. Perché altrimenti poi la faremo vedere la sedia. Sì. Faremo vedere anche il suo violino prezioso, originale. Allora, altro ospite. Il prossimo è un musicista di talento, diplomatosi con il massimo dei voti al conservatorio, non di Santa Cecilia, ma quello dell'Aquila, che è Cascella, mi sembra che si chiama, Casella, che non c'entra niente con il prestigiatore, con Lucas, ma è un conservatorio molto conosciuto in tutta Europa. E quindi lui, l'ospite che sto per presentarvi, tornando a lui, compone musiche di scena per sé e per altri, come le ha composte per il lavoro presentato da Francesco Mazzullo, che io saluto, detenuto per niente, e anche per altri. Attualmente è impegnato con lo spettacolo musicale da lui ideato e diretto, Metamorphosis, è un giovane maestro, si chiama Giuseppe Iampieri. Buonasera. Allora, Giuseppe, subito entriamo nel vivo della puntata di questa sera, tanto gli ospiti li abbiamo presentati, i telespettatori salutati, il maestro Poglio si è fatta la sua sonatina. Cominciamo subito, Giuseppe, a dire la differenza che passa tra l'organo e il pianoforte. Ah. Potrebbe essere banale, ma guardi, glielo dicono tutti, lo sanno. Prego. Beh, la prima sostanziale differenza è innanzitutto il fatto che l'organo viene suonato anche con i piedi.
da qui potrebbe nascere la famosa battuta, suona con i piedi, è così. Ah, ecco. Ah, perché ha una tastiera anche sulla... Una pedaliera. Sì. E poi per le mani abbiamo... Ecco, differenza tra tastiera e pedaliera, la tastiera è con le mani, la pedaliera... E con i piedi. Con i piedi. Della base. Certo. E l'altra differenza sostanziale è che l'organo ha più tastiere, e il pianoforte ha una sola tastiera. Ah, bene. Differenze sostanziali. Ma diversi timbri pure. Una timbrica, sì, diversa, soprattutto, dice il maestro. Soprattutto diverse timbriche, sì, anzi. Perché... L'organo è fondamentalmente uno strumento dalle poliedriche capacità timbriche. Oh, spesso lo si trova l'organo in una chiesa e è preferibile usare l'organo per quale tipo di manifestazioni? A parte rappresentazioni sacre. Beh, certo, ma l'organo soprattutto una... L'organo soprattutto un repertorio, insomma, abbastanza vasto che prescinde da quello prettamente liturgico, insomma. Dove si trova quello più antico? Una curiosità, Giuseppe, vediamo se forziamo la sua competenza, la sua memoria. La locazione del più antico è abbastanza, insomma, abbastanza difficile da... Un organo tanto più pregiato quando ha quali caratteristiche? Beh, fra le caratteristiche che mettono in salto un organo soprattutto l'antichità e il costruttore. Certo. Il costruttore, sì. Chi è stato il primo costruttore di organi? Speriamo che sia un italiano. Questa è un'interrogazione più che altro. Sì, sì. Beh, no, la forte tradizione organistica abbiamo in Germania soprattutto e poi anche in Italia, ecco, e in Francia. C'è una bella tradizione anche in Italia, però, molto no? Forte, sì, certo. Benissimo. Allora, parliamo adesso finalmente del suo ultimo lavoro, Giuseppe, Metamorphosis. Sì. Ecco, parliamone dettagliatamente. Prossimamente verrà presentato, intanto lo dica lei, all'Aquila, dove? Sì, dunque all'Aquila verrà presentato giovedì 30 gennaio alle ore 21:30 presso il ridotto del Teatro Comunale. Metamorphosis è uno spettacolo appunto da me ideato e realizzato. Di cui ho scritto le musiche originali e gli arrangiamenti. Metamorphosis. Io ho letto che nasce da una tua primordiale esigenza. Sì, primordiale, quale? Primitiva, sì, esigenza, sì, 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 sì. Che è quella appunto di coadiuvare, miscelare le varie arti fra di loro. Ho sempre ritenuto che l'arte con la maiuscola sia quella che riunisce in sé le varie arti, dalla musica alla danza, alla recitazione, al canto, alle immagini. Infatti nello spettacolo un forte punto, un forte cardine è quello delle immagini. Infatti c'è un video, un maxi schermo, su cui vengono proiettate delle animazioni realizzate al computer, vorrei sottolinearlo, da Gianluca Fosarelli, che è un grandissimo amico, con la collaborazione di Antonio Petricca. Bene, io sono convinto, Giuseppe, che proprio unendo tutte queste arti, la pittura, la poesia, la recitazione, si riesce a fornire e a suscitare da parte del pubblico un grosso impatto emotivo. Sì. Proprio questo qui è uno degli scopi per i quali tu hai voluto unire tutte queste, fare questa amalgama, questa miscellania, questo cocktail, chiamiamolo così. Sì, proprio una miscela esplosiva. Non c'è scampo per chi non vuole emozionarsi, no? Speriamo di no, insomma. Riescono tutti ad emozionarsi. Sì. Lo spettacolo è articolato con varie presenze sul palcoscenico, a partire da altri musicisti. Vorrei ricordarli, insomma, soprattutto per la loro valenza artistica. Con me ci sono sul palco Fabio Colella, giovane nonché promettente batterista che presto sul panorama musicale italiano farà parlare sicuramente di sé, e poi vorrei ricordare Romano Scurci al basso con la sua esperienza e Maurizio D'Andrea alla chitarra elettrica. Questo è il gruppo che compone la parte musicale. Poi abbiamo una voce soprano, Maria Pia Di Gioia, soprano aquilano, e il tutto poi è... Quando si ricordano i compagni di lavoro, sì. E poi se ne scorda sempre qualcuno. No, ma sto facendo attenzione a non dimenticare. Sì, sì, sì. Bella responsabilità. Già. Come si dice, so cavoli tua, se ne scordi qualcuno, perché poi lui te lo dirà. Certo. Dice grazie Giuseppe, comunque
Apprezzo questo intento da parte tua di ricordare i colleghi, perché è giusto e doveroso, è sacrosanto questa intenzione. Certo. Volevi dire qualche altra cosa? Sì, no, volevo continuare appunto con gli altri, le altre persone. Sì. Certo. Poi c'è un gruppo di danza composto da 6 danzatrici con una ballerina solista, coordinate le ballerine dalla coreografa Loredana Enrico. E non potrei dimenticare la presenza di Sergio Meogrossi, attore Noto, amico. Noto attore della Marsica, insomma. Finito con ecco, tu hai detto che hai posso darti del tuo, no? Come sono no? Giovanissimo. Hai composto le musiche avendo un film le cui immagini, cioè un film che non esiste, però queste immagini del film sono nella tua testa. Sì. Che tipo di film, perché questo ci ha incuriosito. Beh, nella presentazione dello spettacolo parlo di un film che vive solo ipotetico, sì, che vive solo nella mia mente. È appunto un film che percorro minuto per minuto e attimo per attimo mentre compongo, insomma, perché una delle mie massime aspirazioni appunto è quella di comporre musica per immagini, per danza. Senza dover troppo entrare nella tua privacy, ma è il film della tua esistenza? Beh, no, anche perché potrei comporre poco, visto che ancora sono abbastanza, diciamo, giovane. Ecco. Quindi, no, è un film che percorro e il cui soggetto è abbastanza virtuale. Ecco, è abbastanza virtuale, quindi... Ma come lo identifichi questo soggetto? Com'è? Essendo virtuale non avrà delle sembianze sicuramente, sì, però avrà infatti una profondità, avrà delle misure, avrà un'angolazione. Sì, le immagini che scorrono mentre compongo, insomma, non che hanno tipo una... È difficile spiegarlo. È difficile spiegarlo. Se riusciamo in questo, guarda, abbiamo scritto una pagina di televisione molto bella. Sì. Percorro praticamente quelli che sono soprattutto i miei stati d'animo, che poi al momento sono il frutto di quello che è stato in precedenza. Il momento in cui si arriva a comporre c'è sempre una sedimentazione precedente. Certo. Si mette in cantina come esatto, se ci fosse esatto, un, esatto. Tutte le emozioni poi vengono su e uno le traduce in musica, in note. Esatto. Poi c'è anche il momento in cui si è presi dalla particolare situazione e si butta qualcosa, ma per me almeno è abbastanza... Che titolo daresti a questo film virtuale? A parte Metamorphosis, che è il nome dello spettacolo. È un percorso a ritroso. Se non ci hai mai pensato. Un percorso a ritroso, sì. Sino ad arrivare all'infanzia? Anche prima. Prima dell'infanzia? Sì. Addirittura quando eri in grembo? Anche prima. Prima, cioè, sino? Diamo un punto di partenza? Beh, sino all'infinito? Sì, scorrendo nei secoli a ritroso. Sì. Quindi dove ci potrebbe essere una reincarnazione? Quello è il mio sogno, di scorrere nei secoli a ritroso. Purtroppo è impossibile, forse è questo che dà la forza di andare avanti. Insomma, quindi approfittando della presenza del maestro Pascale potresti chiedergli di prestarti la macchina del tempo in modo da andare a ritroso. Magari. Maestro, sarebbe possibile fare una macchina? Ce l'ho dentro la macchina mia. Ah, proprio direttamente le macchine? Inizia dall'era zolitica. Sta bene, sì, Giuseppe? Andrebbe quasi bene. Andrebbe quasi bene. Hanno ultimamente proiettato quel film con Boldi e De Sica, Christian De Sica. Come si intitola? Non a ritroso nel tempo, ma a un altro tipo. Però, sì. Allora, ricordiamo di Metamorphosis, Giuseppe, invitiamo tutti a venire a questo spettacolo, perché mi sembra che si presenti e si preannunci molto interessante. Speriamo che sia interessante per il pubblico, che... spero sia numeroso giovedì 30 gennaio alle ore 21:30 presso il ridotto del Teatro Comunale all'Aquila. Benissimo, ringraziando tutti i tuoi colleghi, ringraziando te della partecipazione. La tua speranza, Giuseppe? E poi passiamo al maestro Pascale. La mia speranza è quella di realizzare dei progetti cinematografici con Francesco Mazzullo, con cui insomma stiamo lavorando abbastanza. Mentre la nostra speranza è che tu possa avere tutto il successo di pubblico e di critica che merita. Grazie. Giuseppe Giampieri, nostro compositore della Marsica, ma che è conosciuto un po' ovunque. Bene, allora ricordiamo Metamorphosis giovedì prossimo, giovedì ricordiamo la data. 30 gennaio alle ore 21:30 presso il ridotto del Teatro dell'Aquila. Grazie, con Giuseppe Giampieri e Metamorfosi. E noi andiamo a presentare il maestro Pascale,
ci parli, maestro, della sua passione. Intanto ben rivista, maestro. Quando le dissi la inviterò tra 10 giorni, lei ha detto vuole vedere che se ne scorda, invece non me ne sono nulla. No, ha telefonato oggi, mi ricordavo. Beh, la sua passione per il violino, un violino straordinario che non è zigano, ma questo qui lo ha costruito sì. Lei, lo facciamo vedere. Intanto ci parli di questo amore per il violino. Beh, questa è una copia dello Stradivari, però il Napoleone, quello da concerto. Ah, ecco, perché c'è violino e violino? Eh sì, perché c'erano violini d'orchestra, violini da solista, violini da orchestra da camera, come lo richiedevano lo faceva Stradivari. Lo tenga maestro. Quanto tempo ci vuole per realizzare un violino? Questo, bel lavoro. Ho messo 3 mesi. Tre mesi. Che miseria. E dove ha appreso l'arte di... Perché lo faceva mio padre, papà era intagliatore. Ho capito, si chiamava, ricordiamo anche suo padre, no? Si Antonio chiamava, Pascale. Dove lavorava qui ad Avezzano. Sì, ad Avezzano, sì. E faceva mobili per le sorelle Adamoli a Roma. Ah, tutta roba... Era un bravo artigiano. Sì, sì, era un bravo intagliatore. Ecco, quindi lei da suo padre ha preso l'arte sì. Del... C'ho tutti i ferri di papà e ogni tanto faccio qualche cosa. Ho capito. E questa passione per il violino proprio come... Ma questo l'ho avuto da bambino. Mi piaceva, mi piaceva studiare il violino. Ecco, e poi ha visto che le è venuto bene il violino e è passato anche ad intagliare altre cose, sì. Come per esempio la novità che presentiamo sì. Questa sera, andiamo ad inquadrarla, è una sedia, lo dica lei, è maestro. È una sedia intagliata a tronchetti d'albero. Sì, questa qui è una sedia di legno, non di plastica, lo dico agli altri ospiti, è una sedia che è stata... lavorata sapientemente, adesso tra poco la vedete. In quanto tempo lei ha realizzato? Un mese. Ecco qui. Un mese, eh? È un pezzo unico, davvero. Ma sì, come mai? Creazione. Ecco, come mai ha 3 zampe? Perché, perché magari, anticamente... Sì, in prima reazione uno potrebbe dire è più debole, non no, si tiene... No, no, invece è più stabile. Questo è il periodo del Medioevo, facevano queste sedie a 3 gambe, no? Ah, c'erano così sì. Nel periodo del Medioevo? Lei, Giuseppe, ha visto, andando a ritroso negli anni... Le ha trovate? Sì, qualche immagine simile. Simile, è apparsa. Ecco i motivi, ci dica i motivi. C'è lua, ci sono foglioline, sì. E se lo fa vedere. Sì, sì, le stiamo facendo vedere, lei non si preoccupi. Allora, le descriviamo, ci sono dei rami, no? E poi, vada tranquillo, allora c'è il grappolo d'uva, poi? Poi ci stanno delle foglie, vidi incise e non messe, sono lavorate, scolpite quelle. Come incise non messe? Non sono messe, sono scolpite sul legno, sono vite finte. No? Sono quelle, finte. Ah, ecco, sì. Sembra quasi che siano bullone, invece no. No, quello è il legno. Sì, sì, è il legno. Bella, veramente bella. Sì, facciamo un applauso al maestro Pascale. Sì, l'hanno fatta vedere abbondantemente, maestro. L'hanno fatta vedere abbondantemente. Oh, poi lei ha inventato anche altre diavolerie, le chiamo io, però oggetti che a lei staranno particolarmente a cuore. Che tempo, significa? A tempo ritardato, secondo la legge di Galileo, per le campane elettriche alle chiese. Ah, ecco. Questo è un ha elettrificato le campane. Le ho fatte per molti anni. Poi il maestro Pascale ha inventato anche il passaggio a livello, quello sì, automatico. Nel 60. Nel 60. Poi, che poi fu preso, brevettato in Francia e venduto in Italia. Ho sentito un po'. Perché abbiamo una politica noi da ladri. Oh, qualche volta, a proposito dei ladri, il maestro Pascale mi ha tacciato, simpaticamente perché lui effettivamente è un uomo molto simpatico e gioviale, anche se è un tuttologo, si interessa di tutto come dovrebbero fare, o dovremmo fare un po' tutti noi, mi disse, mi fai parlare poco. E già. È vero? Che cosa vorrebbe dire? Vorrei dire lo schifo attuale. E lo dica così non se ne parla più. Le persone non possono capire il presente se non conoscono il passato. Sì. E le dico una piccola cosa. Sì. Approfitti per dirla a me e dirla anche a chi è dall'altra parte. Contadino era il lavoratore che lavorava nel contado del conte e doveva lasciare la terza parte al conte. Ora, i progressisti dissero che era uno sfruttamento, ci pensiamo noi. E hanno fatto la società assistenzialista. Levano ai poveri e danno ai ricchi, però ce levano 3 parti. Ora noi paghiamo il 75% sull'utile, prima si pagava la 3ª parte. Addirittura quando si parla di partiti, eccetera, è una buffonata questa.
noi spendiamo 1.000 miliardi al mese di stipendi ai parassiti. Ora non si tratta di Fini, di Berlusconi, di D'Alema, poter mettere a posto l'Italia. A noi ci caricano di tasse e loro alzano la massa e aumentano lo stipendio. Che bel modo civile di fare. Ricordiamo, maestro, che lei è stato un antesignano quando, presentò quel modo nuovo di votare. Parlò del presidenzialismo, il maestro Pascale. Ma gli dissi pure delle mazzette 4 anni prima di uscire. Certo. E io l'ho detto io. Questo. Certo, certo. E lo dicemmo. Come rubavano legalmente i soldi ai nostri parlamentari, sindacati e industriali, insomma. Comunque avranno notato i telespettatori la grande cortesia squisita del maestro Pascale, che aspettava il mio via per partire, perché altrimenti avrebbe limitato le sue risposte a parlare del violino e della sedia che ma è in... Di questo sistema si è contento, se si trova bene? Noi siamo tutti qui pronti inquadrati come le pecore a lamentarcela, non l'avrei fatta parlare. Siamo tutti di parte, ognuno pensa al suo partito e ci roviniamo noi. Mentre siamo di parte c'è chi è di partito e chi è di spartito, come per esempio il maestro Liseo Poglio e Giuseppe Iampieri. Allora, lei intanto potrà intervenire poi nella discussione andremo a fare quando parleremo dei killer che hanno lanciato dei sassi dal cavalcavia, potrà dire la sua tranquillamente anche Iampieri. Io per il momento, prima di piacevolmente intrattenermi con Marcello Tusco, vorrei dare a Marcello la linea alla regia per qualche istante di pubblicità. E torneremo immediatamente in trasmissione, quindi a tra poco, come dicono i dotti presentatori, restate con noi perché veramente pochi istanti. E lei, maestro, suoni, se stasera andiamo lì, ormai è un motivetto che sanno tutti. E perché si mangia bene? Lo sapete perché sponsorizzano il talk show di Enzo Coletta? Perché fa bene anche ai figlioli! In studio eravamo lì che commentavamo lo spot di Marcello Tusco, che sapientemente ha saputo interpretare, e noi prima di fermarci piacevolmente a conversare con lui vorremmo riportarci ad un episodio che risale alla volta scorsa, quando parlammo della frana di, i nostri telespettatori lo ricorderanno, della frana di San Donato. Oltre ad informare l'opinione pubblica interessammo il consigliere regionale di Forza Italia Filippo Piccone, che diligentemente ci ha inviato un comunicato stampa per farci sapere che l'amministrazione provinciale dell'Aquila ha organizzato per lunedì mattina 27 gennaio un sopralluogo alla frana di San Donato, che nei giorni scorsi ha creato non pochi disagi e forti preoccupazioni ai residenti nelle frazioni di Tagliacozzo. Al sopralluogo verrà effettuato lungo tutto il tratto interessato dallo smottamento del terreno, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione provinciale, vi prenderanno parte anche i tecnici del Genio Civile, della Protezione Civile, del Corpo Forestale, gli amministratori del Comune di Tagliacozzo. Allo studio, da parte dei rappresentanti provinciali, anche la possibilità di richiedere entro breve tempo il parere tecnico di un geologo. Noi siamo contenti di questo suo interessamento, consigliere Filippo Piccone, e ora possiamo dire che lei è passato dalle parole ai fatti, come poco raramente fanno i suoi colleghi politici. Seguiremo questa vicenda della frana di San Donato, perché la salute e l'incolumità della gente ci sta a cuore. Allora, Marcello Tusco, io intanto ti ringrazio per aver accettato di nuovo il nostro invito, una macchina rubata di fresco l'altro ieri a Roma, tante benedizioni a chi ha perpetrato questo furto ai tuoi danni. Sì, benedizioni. Benedizioni, sì. Sì. Se gli capita tutto quello che mi sono messo in testa che gli debba capitare. Sì. Tanta rabbia comunque, vengono le cosiddette bugere. Per usare un termine che può passare. Sai, vai giù per lavoro all'improvviso 2 ore di tempo in una zona centrale come Piazza Zama, piena di traffico, eccetera. Torni, non trovi più la macchina, non è comunque divertente. Abbiamo interessato il dottor Cesareo del commissariato di Avezzano, gentilmente si è preoccupato, si è reso disponibile, speriamo che si possa ritrovare la tua auto. Marcello, questo te lo auguriamo con tutto il cuore. Non io si la sa ringrazio. Il dottor Cesareo. Ringrazio il dottor Cesareo, certo. Benissimo. Allora,
Parliamo un po' di quel progetto che hai particolarmente a cuore. La volta scorsa dicesti, suscitando molte polemiche, che qui c'è molta ignoranza. Riprendiamo questo argomento. Non ho proprio detto che c'è molta ignoranza. Direi che eventualmente c'è una mancanza di cultura, che mi sembra leggermente diverso. Ora, normalmente quando succedono delle guerre e poi si viene avanti, avviene una metamorfosi strana, la cultura viene più fuori, man mano che avvengono queste cose. Qui non c'è stata una guerra, a parte la Seconda Guerra Mondiale, ma c'è stato un terremoto. Ora, io capisco che in una città come Avezzano la cosa più importante sia costruire le case per lo sfollato, eccetera. La chiesa, soprattutto, perché la chiesa è importante. La chiesa è anche quella cosa importante perché il popolo deve capire, non so fino a quanto lo vogliano far capire, ma si deve andare a pregare. E il povero teatro? Perché non si pensa a costruire un teatro? Perché lasciare il popolo nella totale ignoranza? Ecco dove io mi appello all'ignoranza. Spieghiamo come può un teatro contribuire alla formazione culturale dell'individuo. Per la miseria, come può un teatro? Nozze. Ma io non è che dico un teatro può fare una pedana in una sala parrocchiale. Con quattro ragazzi e quattro ragazze metto su uno spettacolo. Io in questo caso mi rivolgo a un assessore, mi rivolgo al sindaco. Io non sono mai abituato ad andare per le piccole entrate, sfondo sempre le porte grandi. Dico, signor sindaco, signori assessori alla cultura, perché non facciamo degli spettacoli? Perché andare a Roma? Perché avete paura che io da Roma non vi possa portare gli attori come Dio comanda qui? Perché deve esserci all'Aquila e non ad Avezzano, per esempio? Quest'anno mi hanno chiesto di fare uno spettacolo a Dovindoli, dove tu sai io ho questo pub. Sì. Non è che faccio il commerciante dalla mattina alla sera, faccio il commerciante ma vado a Roma, vedi caso mi hanno fregato anche la macchina, e avanti e indietro vado a lavorare, a fare l'attore. Sì. Ora, questi signori di Ovindoli mi chiedono di fare uno spettacolo, dove trovo i ragazzi, dove trovo la gente? Mi appello anche al maestro qua. Giampieri, Giuseppe. Giuseppe, che è un giovane con il quale io molto volentieri, volendo mettere su questo plauto quest'estate, mi piacerebbe che lui facesse per esempio le musiche. Hai capito? Perché è una cosa interessante. E la cosa interessante non è tanto, adesso mi rifaccio al fatto del teatro, non è tanto nel fatto di avere un impianto scenico, perché io sono capace, pazzo come sono, di farlo in strada. Io lo faccio nei giardini pubblici. È possibile rappresentare? Sì, il Miles Gloriosus, Plauto lo si può rappresentare dappertutto, lo si può recitare anche in dialetto. Ecco che io posso fare il servo, naturalmente in italiano, per spiegare alla popolazione di che cosa si tratta, eccetera. Ma chi lavora, chi fa il servo o chi fa la prostituta, eccetera, può avere anche un suo dialetto. Di quanti personaggi avresti bisogno? Una decina, 12. Considerando che io posso fare dei doppioni, che posso avere degli attori che entrano in certe scene e poi non ci sono più e quindi possono fare altre parti. Allora, rivolgiamo direttamente l'appello utilizzando la televisione. Come potrebbero mettersi in contatto con te? Telefonando. C'è il pub Baffo d'Oro ad Ovindoli. Telefonando al numero, posso dare il numero? Come no, certo. Ecco, 0337 773674, che è il mio numero, oppure chiamando la birreria Baffo d'Oro di Ovindoli. Ripetiamo il numero telefonico, Marcello, 0337 0337
773674. Oh, ma chiunque può telefonare? Chiunque. Per dire, vorrei, certo, chiunque, essere poi sottoposto a provino per ma non è che faccio i provini, io voglio vedere fisicamente come sono queste persone e come ecco arriva in sopra, e se parlano, ecco, perfetto. 0337 773674. Sì. Mi trovano anche fino alle 2 di notte, mi possono telefonare, non mi disturbano, perché oltretutto per fare una cosa di questo genere sarei felicissimo. Quindi di Marcello Tusco sta cercando per rappresentare il Mille e Gloria quali personaggi da interpretare? E una persona dovrebbe essere anziana, poi c'è il Miles che deve essere una persona piuttosto corpulenta e di una certa età, poi ho bisogno dell'attrice giovane, dell'attore giovane, del insomma, di personaggi vari, però in tutto sono una decina di persone. Oh, questo progetto è finalizzato, vero Marcello? Questo non progetto si limita soltanto alla rappresentazione teatrale di Plauto. No, ma avrà un seguito, c'è un seguito. Ma un seguito, se io riesco ad avere, a trovare gente capace, gente che mi segue, io sono anche quel pazzo disposto a mettere su una vera scuola di recitazione. A prescindere, disposto a mettere su nella chiesa per Pasqua, e se bisogna che si sbrighino a venire, il Dies Irae in latino, completamente in latino, parlato con voci soprano, tenore, baritono, bassi e contralti. Li scelgo io, il maestro mi potrebbe aiutare, dire questa è una voce soprano, io li metto lì, e non è cantato, non è il Dies Irae della messa da Requiem, certo, di Verdi, è un Dies Irae fatto, che io l'ho fatto con Gassmann, l'ho fatto con l'Accademia d'Arte Drammatica. È un Dies Irae come Die Command. Ho visto gente uscire dalla chiesa in barella, certo, perché certo, suscita emozione terribile. Ti fa rimanere così. L'altra volta accennasti un pezzettino di poesia dicendo, suscitando anche molte polemiche, chissà quanti saranno in grado di capire. Io a questo punto, ricordi, facesti accennasti Leopardi, ecco. Io ti vorrei pregare, la notte senza ti vorrei pregare di regalarci un frammento un po' più lungo. Ma tu non mi puoi fregare così, mi avverti prima. Perché molte persone sono rimaste lì incantate davanti al televisore. Non è che si ricorda molto facilmente. Ma passando da una cosa all'altra. Passando da una cosa all'altra. Puoi passare da Alexandros di Pascoli. Giungemmo, è il fine. O sacro araldo squilla, non altra terra se non là nell'aria, quella che in mezzo del brocchier vi brilla, o Peseteri, errante e solitaria terra inaccessa. Dall'ultima sponda, vedete là, Mistofori di Caria, l'ultimo fiume, oceano senza onda. Ecco, la terra sfuma e si profonda. Non me la ricordo più. Dura 6 ore questo. Ma ci sono anche altre cose piacevoli, divertenti. Questo era Pascoli, così dura 6 ore la poesia. Marcello Tusco ha fatto anche tanta radio. Dalla mitica via Siago, dai bari. Con il dottor Colombo, che erano bei tempi, stupendi. C'era un annuncio particolare che facevate in latino maccheronico. Sì, sì. Sulla nota di Il cielo in una stanza. No, la prima nota era Radio Vaticana. Blin, 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 blin. Ich, Radius Vaticana. Trasmettemus vobis brevis programma canzonorum. E poi parte Il cielo in una stanza. Il cielo in una stanza che cum tu es saput me o cubiculum non habet muros sed alberos infinitos cum tu es saput me. E lì entrava Pandolfi con quella vocina. Viola dunque, eccetera. E noi gli facevamo un applauso. E quindi c'era l'orchestra, c'era Pandolfi. C'eravamo io, c'era Pandolfi, la Steni, Lisa Di Marzio. No, la Steni c'era. Io, Pandolfi,
Corrado e la Steni. Ha lavorato anche Marcello con Corrado Mantoni. Tempi erano tempi diversi. Con Riccardo Mantoni e con Corrado, che era il fratello. Riccardo faceva la regia a Turi, a Savagnone. Erano tempi diversi da quelli che stiamo vivendo oggi. D'oro. No? Intanto pagavano subito, che non guasta. Che non guasta. Sì? Andavi là, entravi, non potevi entrare se non firmavi il contratto, perché poteva cadere un microfono in testa, ti faceva male e la radio pagava. Firmavi subito il contratto, finita la trasmissione, andavi in cassa, sull'unghia, con quei bus, zan zan zan, e andavi a casa a mangiare, perché dei soldi ce n'erano pochi. Torniamo, Marcello, al tuo progetto. Il mio progetto è questo. Io... Come si può scuotere le coscienze di chi è dall'altra parte e che di teatro non ne vuol sapere? No, devono poterlo sapere, che esiste un teatro e che si deve fare questo teatro. Io mi sono accorto, sì, ho visto che fanno degli spettacoli qui. Ma signori, facciamo degli spettacoli, non voglio offendere nessuno, per l'amor di Dio, facciamo degli spettacoli da professionisti, perché la gente paga. In privato, Marcello, mi ha chiesto come mai qui nella Marsica non c'è nessun teatro. No, non c'è. Io ho detto, mica me lo chiede a me, Marcello, dovresti chiederlo agli amministratori di allora, ecco, e quelli di oggi. Ecco perché vorrei parlare molto tranquillamente con un sindaco, per esempio, o con gli assessori, e dire, signori, perché non fate gli spettacoli? Ecco. Costringete la gente ad andare a Roma a vedere gli spettacoli a Roma, hanno iniziato, che molte volte non sono belli. Certo, certo, facendo dei chilometri, spendendo. Hanno iniziato, Marcello, tanti anni fa a fare un teatro e poi l'hanno lasciato lì. Ma mai nessuno si è chiesto come mai hanno iniziato l'opera e poi l'hanno lasciata lì. Provate a chiedervelo. A me mi possono dare, a darvi una risposta. A me mi possono dare anche una parrocchia. A me possono dare un'aula di una scuola, qualsiasi cosa, io metto dentro lo spettacolo, devo avere gli elementi. E siccome so che stanno arrivando, la seconda volta che vengo qui, e già stanno arrivando delle telefonate degli amici che vogliono fare, naturalmente farò una cernita, però se è possibile lo facciamo. Ma facciamolo, perché sta cittadinanza non è che può vivere solamente di calcio, ragazzi. Io sono un appassionato di calcio, ma insomma c'è una cultura che va messa da parte. Oh, Marcello, ma diamoci da fare. Io prima invitavo alla meditazione e dicevo, vi siete mai chiesti come mai il teatro è stato iniziato e poi lì abbandonato? Ma dirò di più, dirò di più. Chi glielo dice ai cittadini che quell'opera lì, quello schifo, resterà per sempre così perché non conviene adesso ultimarla? E perché non chi glielo conviene? Dice? Anzi, faccio un appello, cercasi politico capace di venire a dire questa cosa ai cittadini. Perché non conviene? Non conviene perché costa farlo? Ma c'è il pubblico che paga poi, i soldi li rifonde. Certo. C'è uno spettacolo degno di nota, se io metto su un Amleto e tutta Avezzano viene a vederla, ecco che i soldi entrano nelle casse comunali. Certo, ma come bisogna avere il coraggio di farlo. Come ci si può arricchire culturalmente andando a teatro? Perché potrebbe essere come una cosa... Perché dal teatro nasce la cultura. La cultura nasce, mi aiuta il dottore, nasce dall'offertorio della chiesa. Dominus vobiscum, ecco spirito tuo, è teatro. Si rispondono i due. Ma signore, non si può andare avanti a pensare alle gare di sci e alle partite di pallacanestro del mio amico Scavolini, che è della mia città, e del calcio. Ci sono i ragazzi che devono saperlo che esiste un teatro. Ma quanti ne sanno che esiste un Shakespeare, un Pirandello? Chi lo conosce? Io farei una cernita. Signori del comune, mi volete dire per favore, mi portate i ragazzini davanti? Voglio sapere quanti sanno che in Italia c'è Pirandello. Uno dei più grossi drammaturghi. Io ci do dentro di brutto, eh? L'altra tre. Ma perché non ci ha mai pensato nessuno a realizzare? C'è menefreghismo, perché c'è menefreghismo. E perché io faccio l'attore di teatro, ho speso 7 anni della mia vita con Giorgio Streller, con Gruber, con Maiello, al Piccolo Teatro di Milano, adesso faccio il commerciante, però seguito a fare sempre attore, ripeto. È chiaro che a un certo momento io non ho voglia di mettermi da parte e dire, beh, tiro i remi in barca, perché la mia professione è quella, come quella di un maestro, come quella di ci sono dei maestri di scuola che a 80 anni ancora vogliono insegnare, perché hanno la passione. Io ho la passione per il teatro. Giuseppe Iampieri, che idea ti sei fatto su questa mancanza del teatro?
la trasmissione andrà sull'Aquila, sì, quindi certo, magari rideranno un po'. No, non si permettono di ridere, vengono a ridermi in faccia. No, innanzitutto vorrei fare un plauso personale a Marcello, chiamo per nome. Sì, certo. Perché vedo che ha centrato in pieno il problema che... Sì, più voce. Sì, il problema, sì, che ormai è diventato quasi un male qui nella Marsica. Ecco. Un male, sì. E io personalmente, insomma, incontro mille difficoltà ogni qualvolta... insomma, voglio portare in scena, sì, porto il mio spettacolo. L'ultima difficoltà proprio qui alla Castello Orsini ad Avezzano il 3 gennaio. Ha avuto, insomma, delle difficoltà, Giuseppe? Beh, le difficoltà di preparazione. Ce si trova. Le difficoltà di preparazione sono disumane. Ecco. Organizzare uno spettacolo, poi è uno spettacolo, insomma, abbastanza complesso, con molte persone impegnate. Che tipo di difficoltà? Ma le difficoltà vengono soprattutto dall'amministrazione comunale che assolutamente non invoglia e non porta avanti un certo tipo di discorso culturale che invece potrebbe partire e decollare solo se la spinta viene appunto dalle amministrazioni comunali. Solo non invoglia, sono altri impedimenti, altri ostacoli? Ma poi uno degli ostacoli principali è quello che diceva appunto Marcello, che è quello che non esiste un luogo idoneo a svolgere un certo tipo di attività culturale, che poi sia musica o teatro o danza o qualsiasi altra forma di cultura, insomma, non esiste questo spazio. E la mancanza è abbastanza grave, soprattutto, ecco, per una cittadina come Avezzano, che poi, insomma, non dimentichiamo, aspira qui a diventare, certo, provincia. Le difficoltà lei le ha dette tutte, Giuseppe? Le ha dette proprio tutte? O qualcuna l'ha lasciata, cioè meglio... No, potrei fare un elenco abbastanza più lungo. No, una in particolare, più, che ne so, ce n'è uno scena che merita platea, cassa di risonanza. Ma, no. Sente bene, mica ce la dobbiamo inventare, l'hanno chiesto, cioè... Tante volte poi magari è un piccolo particolare che nell'organizzazione, sì, di un determinato evento culturale, sì, diventa un masso, ecco. Anche una piccola cosa può diventare gigante. Certo, cioè una piccola pagliuzza poi diventa, esatto, un grosso tronco. Esatto. Maestro Pascale, lei che idea si è fatta? Ma lei ci ha pensato, dice, come mai non si fa un teatro? Senta, una nazione, sì, civile basata sulla cultura, l'arte, il, sì, diritto, la moralità, l'artigianato e l'agricoltura. Questi signori hanno distrutto tutto. Ma voi credete che tanta droga, tante cose ci sarebbe se ci fosse più cultura, se i giovani avessero di più l'amore per il teatro, se gli si desse l'opportunità di andare a teatro? Perché io posso mandare un ragazzo a teatro ad Avezzano, ma non posso pretendere che vada la sera a Roma, non c'ha i soldi. È già abbastanza cara la poltrona. Perché, dottor Colombo, un giovane approda alla droga o anche alla droga? Istintivamente il giovane cerca la cosa più facile. C'è una rinuncia, c'è un... Io mi permetto, innanzitutto non voglio fare il cattedratico. No, il parere. Il nostro è un discorso così fra amici e soprattutto un'analisi di quello che noi parleremo. Né più né meno come può fare la nostra ascoltatrice o ascoltatore che è in casa davanti al televisore. Essendovi un teatro. Quindi sì, io sono sì un dottore in psicologia, professo la mia specializzazione di psicologo, ma non voglio fare lo sputa sentenze. Per quanto riguarda la tua domanda, dici, perché un giovane ricorre alla droga? Beh, non ci scordiamo che la droga... Dal punto di vista psicologico, no? Sì, certamente. Certo. La droga è semplicemente una fuga da... una situazione incresciosa, insita in noi, è una situazione incresciosa. Tutti noi abbiamo delle situazioni incresciose, tutti, no? Noi un po' più vecchi ricorrevamo a delle forme meno tossiche, diciamo, no? No, meno tossiche, ma ricorrevamo anche noi a delle forme di fuga. Il bicchiere di vino, il due bicchieri di vino, il tre bicchieri di vino, senza arrivare alla brutta, no? Quindi sono forme meno tossiche. Il giovane nella droga trova una fuga che fra l'altro non è piacevole. Mettiamoci in testa, quando noi bevevamo i tre bicchieri di vino, oltre all'effetto, sì, ma tanto non dopo, c'è nulla da ma fare, perlomeno c'era il gusto di assaporare questo buon vino, sì, che si chiamava XY, ma tanto più non c'è nulla da fare. Ma oggi addirittura assistiamo, no, a un fenomeno, diciamo, degli ultimi anni, perché nei tempi nostri c'era, non c'era, no? Ma è un fenomeno nel quale il giovane
si buca una vena, quindi non è un fatto piacevole, credo, per nessuno, bucarsi le vene, no? Quindi per attuare un obnubilamento, un annebbiamento, una modificazione del suo stato cerebrale, della sua mente, no? Quindi è una fuga a tutti gli effetti. La fuga si fa quando le situazioni sono ripetutamente incresciose, tristi, e quando c'è un decadimento. Il teatro, come diceva prima Marcello, è una forma di tenere le menti impegnate e di sviluppare certe dinamiche che possono sicuramente avere un effetto benefico nella mente del giovane, sicuramente. Nel teatro c'è un riconoscimento dell'io. Bravo, no? bravo. Questo non lo dico io, lo diceva Freud, lo dicono i padri della psicologia. Certo. Il vuoto della mente, il vuoto, porta l'ansia, l'ansia porta facilmente la depressione. La depressione ha due strade, si ricorre allo psichiatra per l'antidepressivo o si ricorre al vino se uno ha un po' più di cervello o si ricorre addirittura a quello che noi tutti conosciamo, le droghe più o meno pesanti, no? Per uscire proprio da questo stato spiacevole. Purtroppo io parlo spesso con drogati perché fa parte anche del mio lavoro, e una frase che mi ha detto un drogato che mi ha lasciato molto perplesso, dice: dottore, ma lei ha provato la droga? Dico: no, io non ho mai provato la droga. Come? Non l'ho mai provata e neanche ci tengo a provarla. No, drogarsi è bello. Dico: ma se lo dice lei posso anche crederci. No, ma io non lo condivido. Io non mi drogo. No, non mi drogo. Ciò nonostante, non ci scordiamo che anche noi dalla nostra età la droghetta la prendevamo. Ma era la droghetta? Vino. La sigaretta. La sigaretta, la lunga camminata in montagna, lo stancare il fisico, c'erano certo. Tante forme. Queste forme le oggi donne. Sono state... Perché no? Perché le donne perché no? Ragazzi. Perché no? E viva le donne, dice il maestro. No, dico dottore. Certo. Sono d'accordissimo, no? È vero che questi drogati poi... Sì, purtroppo... Mi è capitato di trovare le bambine... Alcune droghe, adesso io non voglio fare una lezione sulle droghe, per carità, non è questo il posto adatto. Però alcune droghe indubbiamente portano, adesso in termini tecnici si chiama un'orgasmia, un piacere, no, orgasmico, senza la presenza dell'oggetto orgasmo. Sì. Quindi, in poche parole, provare un orgasmo senza la donna. Beh, io la trovo una cosa assurda. Io preferisco provarlo con una donna. Sì, anch'io. Sì, certo. So perché siamo malati. Teniamoci da conto questa quindi malattia. Quindi abbiamo davvero capito ancora di più questa sera che il teatro serve davvero tanto alla formazione dell'individuo e soprattutto ad una distrazione mentale. Permettimi di fare una semplice citazione. Sì, poi parliamo che noi conosciamo, no? Sì. Esiste una psicoterapia molto valida, che si chiama lo psicodramma. Esatto. Psicoanalitico. Esatto. Lo psicodramma psicoanalitico è una forma di teatro attuata in un contesto, diciamo, clinico. Sì. No? Lo psicodramma. La terapia di gruppo. Ma cos'è la terapia di gruppo se non quella di tenere insieme delle persone, concentrare la loro mente su dei problemi e in modo virtuale risolvere questi problemi fra di loro. Ma questa virtualità li porterà poi a un superamento secondario del problema primario. Come preannunciato all'inizio, grazie al dottor Colombo. Una spiegazione logicissima. Dopo l'averlo preannunciato all'inizio, adesso andiamo velocemente a trattare e a parlare e a discutere sui killer del Cavalcavia, che a Tortona hanno ucciso con un sasso la povera Maria Letizia Berdini. Ecco, perché questi gruppi si sfidavano sul Cavalcavia? Si trattava di un gruppo, dottor Corombo, non c'era un singolo che lanciava il sasso. Cercherò di essere breve. Cosa si nasconde dietro questa perversa gara? Questa perversa e allucinante gara. Tengo a ripetere, non voglio fare il cattedratico. Per questo l'abbiamo capito. Io lo metto sotto titolato. Facciamo una conversazione. Sì. Io mi pongo nella mente di un qualsiasi cittadino, che analizza questo fatto di cronaca e dice, ma qual è stata la spinta pulsionale che ha portato questi giovani a fare questo? E poi mi faccio un'altra domanda. E se avesse toccato me, come avrei reagito? Ora, indubbiamente il mio modo di pensare è condizionato dalla mia professione, perché uno psicologo ha la mente condizionata, così come il macellaio sarà sicuramente condizionato, insomma, no? Certo. Ognuno ha la mente condizionata, però
ponendosi non, questa domanda? Non me la sento io di esprimere dei giudizi molto profondi. Io personalmente, anche se avesse toccato un mio sentimento profondo, non giudicherei personalmente quelle persone che hanno fatto quella cosa, bensì mi domanderei perché l'hanno fatta, perché è quello che poi porterà una ripetizione futura. Certo. Gli esperti hanno considerato e giudicato questo assassinio ferocissimo in quanto immotivato, non c'era nessun motivo. Quindi il motivo c'è. Ancor più feroce. Il motivo c'è. Parlano di anomia. Sì, anzitutto diciamo ai nostri ascoltatori, alla nostra ascoltatrice, dice, ma che è questa anomia? Certo. Non lo sa, che vuol dire? Anomia, per anomia si intende una mancanza di identità in un contesto, in un gruppo, no? Quando io non ho più un'identità, bene, io soffro di anomia, c'è un'anomia nei miei confronti. Allora, in questo caso l'anomia va considerata in seno ad una società che nel tempo diventa sempre più complessa, e con dei modelli che non sempre corrispondono alla realtà. Perché, permettimi di fare così un'osservazione, come potete fare tutti voi amici ascoltatori, no? Un po' per servizio, un po' perché dobbiamo documentarci, io ho visto diversi filmetti cosiddetti a luce rosse, no? Ecco. E chi non l'ha visti? No? Chi diceva il Vangelo, chi ha senza peccato scagli la prima pietra. Bene, in questi filmetti a luce rosse, io ho visto una realtà prettamente distorta, ossia non corrisponde alla realtà, certo, che poi andiamo sull'esempio pratico. L'esempio pratico. Quando si vede una scena, chiamiamo, di erotismo, di amorosa, di prestazione sessuale, che si protrae per un tempo così prolungato, qui ci troviamo di fronte a un magista della situazione che difficilmente poi nella vita pratica si può riprodurre, ma neanche se si prende la cantaridina al posto del vino, insomma, certo, no? Quindi, che cos'è la cantaridina? La cantaridina, diciamo, è una sostanza che ha la capacità, la famosa cantaridina. Non è in realtà quella che offre la televisione. Prenda come esempio, no, perché la resistenza. Sì, la realtà, la televisione, come il film il a luci rosse, come il film a luci rosse dà una realtà distorta di un problema reale, così anche la televisione molte volte dà una realtà distorta. Signori miei, noi ci scordiamo che vediamo un Rambo che uccide, che fa saltare cervelli, persone in aria, morti a non finire. Ditemi che è una cosa normale. Lei sta dicendo, dottor Colombo, che è colpa anche della televisione, del cinema, che non coniuga più la morte con il dolore. Indubbiamente. Quindi, offrendo scene di morte aiosa. C'è una sottovalutazione della vita umana in molte scene, ma in moltissime. Non a caso gli educatori di tanti anni fa davano quello che si chiamava la censura, che non era un fatto di pudicismo, come si vuole far sembrare. Era proprio un tentativo di evitare un apprendimento sbagliato nella vita di un ragazzo che si sta formando, formando la sua personalità. Ecco, ma che cosa è venuto a mancare a questi giovani? La famiglia, gli ideali, la morale? Non lo so se io sono in grado. Oppure trovandosi isolati questi giovani. Non mi sento di dare delle stigmatizzazioni, delle giudizi così profondi. Chi lo sa cosa è venuto a mancare? Una cosa certa, io vedo nella mia pratica clinica che il giovane si trova spesso disorientato di fronte a delle realtà che non sono realtà. E me lo chiedono. Ma perché in gruppo? Perché in gruppo e non... Quello è molto semplice, perché in gruppo. Quando si compiono questi atti, si vuole imporre la propria personalità. No. Se si compie da solo questo atto, a chi la impone la personalità? All'anonimo? No, la devi imporre a persone significative del tuo gruppo, quindi al branco, partecipa? Al branco, il famoso branco. Il famoso branco che esiste che anche nel campo animale, no? Avete mai pensato, se incontrate in campagna un cane solo, gli fate bau, quello scappa, anche se è feroce, difficilmente va. Ma provate a incontrarne 7-8, c'è da aver paura, vi assalgono, perché c'è il branco, c'è la forza del branco. Il giovane che fa queste cose in branco o insieme ad altri è perché cerca una sua identità in un contesto piccolo, microscopico, che si può rapportare a un grande contesto che potrebbe essere quello macroscopico della società, che l'ha emarginato. Quindi dice, uccido e esisto.
Bravo, esatto. In poche parole, il messaggio finale, esatto, il messaggio finale è quello. Se io uccido, io esisto nel gruppo. Non e lo dimostro a quelli del gruppo. Non considerando il male che si va a procurare. Esattamente. Per sé e per gli altri. Quando è la che è passata prima di noi in questo la cosa questo, tragica del Novecento. Allora si diceva cogito, ergo sì. sum. Sì. No? Sì. Quindi, sì. Oppure i dubitanti, dubito, ergo sum. Oggi uccido. Esisto. Esisto. Bambini di 5 anni che ti vengono vicino, da un bacio al nonno, io sono Rambo. Sì, è pazzesco. Danno un morso anziché un bacio al nonno. È pazzesco. Oh, la perdita del sé, che cos'è, dottor Colombo? Il sistema che te porta. Siamo sui titoli di coda, quindi dobbiamo un po'. La cattiva compagnia. In due parole, la stima del sé è quella che dà l'equilibrio di una persona nella società. La perdita di questa stima del sé porta a gravi danni psichiatrici. La famosa perdita del Coat, moderno psichiatra della psichiatria dinamica, mette proprio in evidenza questa perdita del sé e la fa acquisire attraverso la psicodinamica di gruppo, la psicoterapia di gruppo. Riusciamo, grazie dottor Colombo. Noi dobbiamo ancora, abbiamo 30 secondi di immagini che posso commentarle, se voi riuscite a passarle lo faremo la prossima volta, non abbiamo più tempo. Io la ringrazio dottor Colombo, purtroppo il tempo è volato, speriamo di averla presto in trasmissione. Ringrazio tutti gli ospiti intervenuti. Grazie. Marcello Tusco, speriamo che arrivino telefonate, che tu possa Marcello realizzare il tuo grande sogno, quello di rappresentare il Miles Gloriosus, e svegliamo Avezzano. E andiamo a salutare anche il maestro Pascale, che ci ha portato questa sedia particolare a tre zampe, il suo violino straordinario, non è zigano ma è unico, un pezzo raro, e poi Giuseppe Pambieri, al quale diciamo in bocca al lupo per Metamorfosi. Grazie a tutti e grazie a lei maestro. Appuntamento.